Parti Riccardo Pecchi. Mai sentito però, non ho mai sentito un chiamare neutrale, neutrale uno juventino che deve fare commento su come sta la Fiorentina. Eh certo. Neutrale dove? No, è meglio. Non è meglio, fiorentino, Riccardo, non è fiorentino. Tra l'altro, Riccardo, so che tu non lo vuoi dire, ma te lo dico io. Come vanno le trattative con l'estero? No, no, tutto. No, come no, no, tutto. Ma non distrarmi, non ti distraggo. Scusa, ho il padre di Rudolf qui che voleva parlare un attimo con te. Con il padre di Rudolf siamo in ottimi rapporti. Voleva parlare con te un attimo, ma mi parla Maciaro, non capisco. Non capisco. Non capisco. Dopo ti traduco. Ecco, appunto. Allora, il neutrale juventino sulla Fiorentina, dica pure qualcosa. No, no, Riccardo è sulle tre per due posti, Napoli, Lazio e Inter. Ho capito. Napoli, Lazio, Inter per la Champions? No, per cosa? Per la Coppa del Nonno, non ho capito. No, sono secondo, terzo e quarto. No, io credo che Napoli pensi allo scudetto anche. Credo che la Lazio pensi allo scudetto. Credo che l'Inter non possa pensare allo scudetto, anche se ci pensa. No. Lasciamo perdere. Io le vedo i primi tre posti. I primi tre? E cosa vedi? Prevedo e stravedo. Li vedo bloccati, li vedo bloccati. Cioè Juventus, Napoli-Lazio? Napoli-Lazio, davanti a tutti. Ora c'è da capire chi arriva primo. Mi piace, tu sei ottimista, ma io sono un po' più perplesso proprio in ragione della Lazio, per capirsi subito che c'è chi le critiche, le autocritiche le fa, altri meno. La Lazio di queste ultime due, tre giornate, a parte la partita di Torino, che secondo me ha sofferto anche a Torino alla fin fine la Lazio, Riccardo, non sono state molto positive della Lazio. Ma tieni presente che Palermo è andata a Maluccio. Vittorio. Quindi anche la Juventus ha dei passaggi a vuoto, non, è vero, è vero, è vero. Il Napoli li ha avuti prima, ora sta ritornando sotto, per cui tieni presente che la Lazio in questo momento è anche senza Close, no? Sì, sì, sì. E Floccari assolutamente non è all'altezza di poterlo sostituire. In certi momenti o per certe partite magari può essere utile, però alla lunga poco, le paghi, poco. Alla lunga le paghi queste grandi assenze. Volevo dirti, scusami Ricca, poi ti ridò subito la parola. Volevo mettermi in contatto con la redazione. Fatto una domanda. Sì, ma, sono io, è la colpa è mia. Ti chiedo scusa. No, perché se poi mi dimentico, volevo mettermi in contatto con la redazione di Panorama. Per capire se ancora quella classifica dei vantaggi per la Lazio è veritiera, visto che a Palermo, Riccardo, c'era il gol regolare di Floccari e la Lazio andava sul 2-0 ed un'altra partita, sì. E in altre circostanze non mi pare sia stata molto favorita in queste ultime partite, ma al di là di questo, Riccardo, non è un momento molto felice per la squadra di Petkovic. Sicuramente in queste ultime partite la Lazio forse ha ottenuto anche in certi momenti forse qualcosa anche in più, no? per quello che ha effettivamente espresso, però per me è stata e rimane una squadra quadrata, una squadra pericolosa sempre da affrontare, una squadra comunque che ha entusiasmo e che poi magari ha una leggera flessione in concomitanza dell'assenza del suo bomber, dell'uomo più importante, del terminale più importante che è Close. Riccardo Silvestri, non ti voglio confinare solo alla gestione di Inter Torino perché è una partita che ormai tu hai già messo in archivio, però mi raccomando. Insomma, aspettiamo. Pino. Ma io, al di là del fatto che la Juve rimane ancora favorita. Infatti io ho fatto la domanda sul secondo, sì, terzo sì, no, e quarto. Però lo scudetto alla Juve, io lo volevo metto allacciare al problema Juve, che comunque sta comunque soffrendo questo suo essere in testa, perché non ha dei comportamenti a livello di allenatore e dirigenti consoni ad una squadra che è prima in classifica. Ma chiusa questa parentesi. Non ho capito sto passaggio. Lo stile Juventus. Insomma, non mi sembra che ieri sera la Juventus a fine partita abbia dimostrato il fair oggi play, il presidente Andrea Agnelli il fair ha dichiarato. Play che ci dovrebbe essere dopo una sconfitta, seppur dopo un pareggio seppur amaro, no, secondo me con tutte le varie problematiche che ci possono, secondo me ci può stare un po' di rabbia quando succedono, sì, certi, ma non episodi non eclatanti a quella maniera, no, poi Conte, diciamo che il rischio è di prendere delle squalifiche come ha preso l'Inter, però, vediamo se ma poi lasciamo perdere le squalifiche, scusate se ma voi vi rendete conto che è stato gli è stato detto all'arbitro il rigore
E questo non ha voluto dare, ma vi rendete conto quello che stanno combinando? Tutto il rigore non c'era. Rigore non c'era. Cioè, questo lo dici, il rigore c'era alla centesima potenza. C'era più quello su Vucinic quando è stato tirata la maglia. Pino, io spero tu stia scherzando. L'ultimo no. Dai, io oggi ho detto, fai delle riunioni a casa. Ascolta Riccardo, io oggi ho detto che l'unico errore che ha fatto Antonio Conte è non entrare in campo, ma chiamare un cellulare dei carabinieri per arrestare subito l'arbitro, perché quello che si è consumato a Torino è clamoroso, no. Cioè quello allora, rigore non dato, grida vendetta. Io sarò critico e anche spesso attacco volentieri Antonio Conte, ma l'ignominia che si è subita ieri allo Juventus Stadium è qualcosa di scandaloso. Solare, e allora, giustifico tutto, Pino, perché sono io ho fatto l'allenatore, ma io li saltavo addosso, li strappavo i capelli a quell'arbitro lì. Io oggi ho sentito anche dei commenti di ex arbitri. Strappavi a Conte? Dove? Sì, sulla... no, all'arbitro, io sto parlando dell'arbitro, no, Conte. Sulla trasmissione dove va Veronica. Io ce l'ho con l'arbitro. No, ma i capelli di Conte. Praticamente il rigore che si dice ci fosse era con le braccia larghe il giocatore, perché avendo colpito con la sinistra il pallone e cascando stava perdendo l'equilibrio e quindi aveva le braccia larghe, sì, per motivo, non è che deve fare non per altro. Magari c'era più rigore su Vucinic quando è stato sulla maglia. Riccardo Pecchi lo sa, io ho criticato l'arbitro quando Barzagli fece un bagger di pallavolo a Roma e non dette rigore, era clamoroso quel rigore lì, ma ieri un giocatore che tiene un braccio così, se non è fallo di mano questo, ragazzi, grazie, allora smettiamo di parlare di calcio. Ma se uno non la oggi la gente, oggi Tombolini e Cesari ieri sera.